Presidente De Florentis, una lodevole iniziativa da parte del Rotary Club Pescara Nord, Sport e Disabilità, il convegno, portate la voce di campioni dello sport paralimpico per lanciare un messaggio che nonostante la disabilità si può vivere una vita normale. È esattamente questo che noi vorremmo far capire a questi ragazzi che purtroppo vivono la disabilità motoria, che al di là della loro disabilità c'è anche la possibilità di inserirsi nel mondo dello sport, che sia agonistico o dilettantistico, comunque possono trovare la loro fetta nella società e nello sport. Non bisogna mai arrendersi e cercare di non adagiarsi su questa disabilità e fare sport, che penso sia la cosa che ci avvicina di più al mondo della normalità. Ecco, io trovo le mie sensazioni migliori, le trovo quando torno a fare la bicicletta, da lì praticamente torno nel mio mondo della normalità. Ecco, dopo tutto il resto del giorno si respira la disabilità, però in quel momento ci godo veramente per quegli attimi di serenità. Ecco. Qual è l'input che cercherà di lasciare ai ragazzi che la ascolteranno, a chi magari è qui nella platea e vive una situazione di disabilità motoria? L'input è sicuramente quello di non chiudersi, di non rimanere in casa e accettare la disabilità, perché penso che sia la cosa più sbagliata, ma contrastarla, nel senso di cercare di andare verso il mondo della normalità ancora e di far sport il più possibile e vivere in mezzo agli altri. L'aiuto alla disabilità è una colonna portante delle politiche rotariane. Noi dal 1 all'8 giugno abbiamo una manifestazione che si chiama Campus, è un campus per i disabili, è arrivato ormai alla 32esima edizione. Quest'anno anche lì ospiteremo campioni paralimpici, ospiteremo la ballerina Simona Azzori, che è una ballerina fantastica, priva di braccia, e quindi anche lì lanceremo questo segnale a questi ragazzi che vivono questa disabilità.